Cioè tante opere, tanti racconti,
Maria Maddalena, assolta da Cristo sono stata, ma per il mondo accusata e condannata, peccatrice per i tanti, ma non per i santi. Penitente e sofferente, ho preso tra le braccia dolore, amore e passione. Lacrime amare ho sopportato, e quella croce a Gesù avrei strappato. L'odio non mi appartiene, non fate confusione. Non giudicate le persone. Io ho peccato come ognuno di voi e non sono io che mi sono mondata dai miei peccati, ma è stato colui che me li ha levati. Gesù, con la sua voce, ha tuonato: chi di voi non ha peccato, scagli la prima pietra. Insieme con Maria, sua madre, e con i discepoli, ho assistito alla sua passione e crocifissione. Lacrime amare ho pianto, ho strappato le mie vesti e i miei lunghi capelli, ma Gesù non ci ha abbandonato, la sua risurrezione ha trionfato. Egli è salito al cielo dove siede alla destra del Padre ed io vedo la sua luce e vivo del suo amore. Insieme agli angeli e ai santi prego per l'umanità e per sua intercessione colgo mali e tentazioni. Grazie. Questo chiama per sfida Luigi La Roma per un breve intervento, prego sindaco. Si può sedere. Buonasera. Suo padre c'era, quindi lei tramite suo padre ha saputo quello che è successo nel 1922 per la prima vista. Si è scritta, si siede qua e poi alla fine chiudiamo con il suo saluto alla Madonna. Ci parli un poco di questo 1922 legato sempre a questo libro, Porgente a me la magia di fede. Siamo stati sempre pieni di no, aveva fede la mia. Prima mi ricordo abbastanza bene che mio padre, mia madre, era sempre legatissimo. Io credo che quando nasciamo, oltre ad avere il dono della vita, Gesù ci fa, Dio ci fa un dono. È come quando nasce un bambino, tu vai a trovare quel bambino, gli porti un dono, portare un cavallino al dono, portare un vestitino, vuoi portare qualcosa. Gesù chiaramente non ci dà cose materiali, ma cose spirituali. Credo che ognuno di noi ha un dono dentro di sé. Io, da quando che sono nata e sono cresciuta, ho avuto sempre questa voglia.